Un saluto a tutti da Edes Software, io sono l'ingegner Francioso. In questo video, che fa parte della serie dedicata ad ECS, parleremo dei meccanismi di collasso abbinati agli archi. Per far questo abbiamo preparato tre modelli. Nel primo l'arco è stato inserito come apertura all'interno di un muro. Nel secondo, due archi semplici sono stati modellati in modo che si impostino su tre colonne, mentre nel terzo l'arco è stato definito con il relativo rinfianco. Ci portiamo nella scheda cinematismi e creiamo il modello cinematico per questi tre modelli. ECS introduce un nuovo meccanismo di collasso, il meccanismo a quattro cerniere, disponibile nel comando definizione. Per definire questo meccanismo, nel caso del primo arco, abbiamo bisogno di effettuare dei tagli. Quindi utilizziamo il comando taglio tramite polilinea, selezioniamo il muro da tagliare e andiamo a definire dei tagli. Tagliamo una volta in questa posizione e ancora qui in prossimità della chiave dell'arco e per finire un ultimo taglio in prossimità dell'imposta destra. Bene. Ora possiamo passare con la definizione del meccanismo. Scegliamo il meccanismo a quattro cerniere e definiamo il punto iniziale e il punto finale della prima cerniera. Ora ci viene chiesto di definire tre punti che individuino la posizione delle cerniere successive, che sono sempre parallele alla prima. Quindi definiamo una cerniera in questo punto, una in sommità e una in prossimità dell'imposta. Le quattro cerniere che abbiamo così definito sono identificate dalle lettere A, B, C e D. Ora non ci resta che selezionare i corpi partecipanti al meccanismo. In questo caso dobbiamo andare a definire tre gruppi di corpi in base alla cerniera intorno alla quale andranno a ruotare. Quindi abbiamo corpi del gruppo A, corpi del gruppo B e corpi del gruppo C. Bene, visualizzando un'anteprima dello spostamento possiamo assicurarci che il meccanismo sia stato definito correttamente e abbiamo il calcolo del moltiplicatore di collasso che in questo caso è 0.153. Volevo farvi notare che nel momento in cui abbiamo effettuato i tagli sono state anche tagliate le linee di scarico del solaio. In questo modo i carichi dei solai vengono considerati correttamente nel calcolo del moltiplicatore. Bene, creiamo ora un nuovo cinematismo per definire un meccanismo a quattro cerniere per il primo arco del secondo modello. Questa volta l'arco è stato inserito come un oggetto indipendente e quindi i blocchi di cui è costituito sono già stati modellati come dei corpi rigidi e indipendenti. Non è quindi necessario andare ad effettuare dei tagli per questo modello. Possiamo procedere direttamente alla definizione del meccanismo. Definiamo il punto iniziale e il punto finale della prima cerniera e poi altre cerniere in questa posizione, qui vicino alla chiave e poi in prossimità dell'imposta. Ora selezioniamo i corpi partecipanti, corpi del gruppo A, corpi del gruppo B e corpi del gruppo C. Cliccando più volte sul corpo si alterna il gruppo di appartenenza. Confermiamo e andiamo a visualizzare un'anteprima dello spostamento. Notiamo che abbiamo a disposizione il valore del moltiplicatore di collasso. Bene, nel prossimo cinematismo, che interesserà l'arco a destra, decidiamo di inserire nel meccanismo anche la colonna su cui si imposta l'arco. Quindi andiamo a definire di nuovo il meccanismo a quattro cerniere, questa volta scegliamo la prima cerniera alla base della colonna, la seconda a livello dell'imposta destra e poi una terza sempre in prossimità della chiave e una quarta all'imposta sinistra. Bene,
Selezioniamo i corpi, sempre rispettando i gruppi di appartenenza. E andiamo a visualizzare un'anteprima del cinematismo. Per errore ho selezionato anche questo corpo, l'anteprima me lo fa notare, andiamo a deselezionarlo ovviamente e ripetiamo l'anteprima dello spostamento. Allora è interessante definire in questo meccanismo una catena e vedere l'effetto che avrà sul moltiplicatore di collasso. Quindi tramite il comando rinforzi scegliamo inserisci catena e definiamo il punto iniziale alla colonna dove si imposta l'arco a sinistra, il punto finale in prossimità dell'imposta a destra. È necessario quindi selezionare la catena e andare a definire un valore della trazione. Notiamo il moltiplicatore di collasso che al momento è 0,268. Vediamo cosa succede inserendo un valore della forza di trazione nella catena pari al minimo valore proveniente dalle verifiche, in questo caso la verifica a penetrazione. Impostiamo quindi 7 kN. Notiamo come il moltiplicatore di collasso abbia subito un aumento e quindi abbiamo un effetto benefico proveniente dalla catena. Ovviamente la visualizzazione dello spostamento ci conferma che la catena entra in gioco nel meccanismo in quanto il suo punto finale si sposta in accordo con il corpo in cui è ancorata. Bene, per finire andiamo a definire dei meccanismi di collasso per l'ultimo modello, quindi creiamo un nuovo cinematismo. Questa volta l'arco è stato inserito come un arco con relativo rinfianco. Quindi, per definire il meccanismo, abbiamo bisogno di tagliare il rinfianco dell'arco. Utilizziamo ancora il comando taglio tramite polilinea. Selezioniamo i corpi da tagliare, che in questo caso saranno la colonna sinistra e il rinfianco, ed effettuiamo dei tagli in direzione radiale, aiutandoci, dal disegno dei blocchi. Quindi un taglio in questa posizione e poi ancora uno qui in prossimità della chiave. Bene, andiamo quindi a definire il cinematismo. Scegliamo come prima cerniera questa all'imposta sinistra e poi le successive. E poi selezioniamo i corpi partecipanti. Corpi del gruppo B e corpi del gruppo C. Abbiamo un moltiplicatore di collasso molto elevato. Andiamo a visualizzare lo spostamento. Effettivamente è stato modellato correttamente. Ci chiediamo ora come cambierà il moltiplicatore di collasso se nel meccanismo inserissimo anche la colonna sinistra. Allora, creiamo una copia di questo cinematismo. Andiamo a ridefinire un meccanismo a 4 cerniere, questa volta scegliendo come prima cerniera una cerniera alla base della colonna e le altre nella posizione precedente. E andiamo a selezionare i corpi, includendo anche la colonna sinistra. Vediamo come il valore del moltiplicatore di collasso sia nettamente diminuito. Visualizziamo lo spostamento e confrontiamo il valore 0,218 con quello che avevamo
nel meccanismo precedente in cui non avevamo inserito la colonna. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la definizione del meccanismo a quattro cerniere. Prima di salutarci, vorrei ricordare che ECS offre anche la possibilità di eseguire un'analisi pushover per gli archi modellati e andare a identificare quale sia il reale meccanismo di collasso e il relativo moltiplicatore dei carichi. Nel caso in cui sia stata eseguita questo tipo di analisi, è a disposizione il cinematismo generico che permette di impostare valori personalizzati del moltiplicatore di collasso. Bene, grazie per l'attenzione e vi do l'appuntamento al prossimo video.